Abbiamo ricevuto insieme all'assessore Cioffo i lavoratori del sindacato USB Asia e i lavoratori della TRV, insieme ad altri disoccupati ed altre persone che hanno problemi per quanto riguarda gli alloggi. Sono stati incontrati dall'assessore e hanno fatto delle richieste, alcune molto importanti sulle quali la Regione deve lavorare, altre veramente molto semplici che secondo noi possono essere immediatamente accolte. Una di queste sono le riunioni della cabina di regia sull'accordo di programma a Livorno. Vorrebbero che non fossero tenute nelle chiuse stanze di Firenze, ma a Livorno e con un'apertura maggiore ai sindacati e a tutti quelli che intendono partecipare per far sentire la vicinanza dell'istituzione ai cittadini. L'altro aspetto molto importante è che vorrebbero che gli investimenti che vengono fatti dal parte pubblica per le aziende private fossero sostenuti, o meglio legati particolarmente con delle clausole che facciano sì che queste aziende poi non incassino questo denaro e poi scappino dal territorio. Queste aziende devono poi restare sul territorio, utilizzare le risorse umane del territorio e così dare modo veramente a una programmazione di medio-lungo termine che dia un'occupazione sostenibile e continua ai lavoratori. Ecco perché non si spiegano per esempio come l'Olt, il rigassificatore che è attualmente di fronte a Livorno, che è costato un sacco di soldi, abbia ricevuto un ulteriore finanziamento di 80 milioni e di questi soldi comunque non c'è un solo, un singolo centesimo che sia ricaduto sull'economia locale. Inoltre chiedono il sostegno al reddito, una battaglia che il nostro Movimento 5 Stelle anche a livello nazionale sta portando avanti. Un sostegno al reddito che consentirà un dignitoso ritorno di questi disoccupati nel mondo del lavoro e dell'economia locale.